Audio Jungle. Amici ed amiche di Vivi Casa Giove, buonasera. Quest'oggi andremo a realizzare una torta particolare, anzi è una torta americana, ossia la Red Velvet, torta di velluto rosso, proprio in occasione della giornata di San Valentino. Infatti non a caso, come potete notare, è una torta a forma di cuore che andremo a farcire e a realizzare. Per quel che concerne la base, come potete vedere, già è stata realizzata per questioni proprio di tempo e è molto semplice il procedimento, quindi nessun problema. Per quel che riguarda gli ingredienti, abbiamo 350 g di farina, 150 g di burro, 250 g di zucchero, un cucchiaino di bicarbonato, un cucchiaio di aceto bianco. E la particolarità che poi viene utilizzata per conferire questa tonalità alla torta è il colorante rosso, facilmente trovabile, quindi senza alcun problema. E in realtà si tratta di un semplice pan di Spagna, quindi l'unica particolarità però sta nella procedura da utilizzare, perché nel momento in cui andrete ad aggiungere la farina e se volete, ma possiamo dire che eventualmente se volete aggiungere anche il cacao, vanno mescolati con questo procedimento. Faccio vedere in questo modo, dall'alto verso il basso, quindi non vanno frullati. Questa è la particolarità, in modo che il dolce risulta abbastanza gonfio, tanto da poter crescere. Ecco, quindi una volta realizzato poi il pan di Spagna, non resta che aggiungere la crema. Per quel che riguarda la crema, naturalmente il gusto è a piacere vostro, però io consiglio una crema Kinder fetta al latte, perché è molto semplice da realizzare, e una crema bianca magari, in modo da creare questo distacco particolare tra la tonalità del rosso ed il bianco. In effetti, proprio per la giornata di San Valentino, magari il rosso, sinonimo di passione, va a combinarsi con il bianco, sinonimo di purezza, quindi proprio due emblemi dell'amore, se vogliamo dire così. Allora, per quel che riguarda invece la crema, è stata realizzata con 250 g di mascarpone, 200 g di panna e del miele. A piacere vostro, dipende dalla dolcezza che volete conferire comunque alla crema, e lo zucchero a velo sempre a piacere. Intanto vado a prendere questa sacca poche per riempire il mio pan di Spagna. È preferibile utilizzare la sacca poche perché è comunque uno strumento di precisione, in modo che non si vanno a creare dei dislivelli nel momento in cui andiamo a farcire la torta. Se tende a rompersi non importa, perché comunque poi qualsiasi dolce va ricoperto almeno con qualcosa, che sia panna, che sia pasta di zucchero, quindi alla fine è possibile sempre aggiustare la situazione. Per la decorazione ho utilizzato la panna. Con la sacca poche che io intanto ho già preparato. Ecco,
Amici ed amiche di Vivi Casa Giove, ci vediamo alla prossima e spero realizziate questo dolce, la Red Velvet. Buona serata a tutti!